Il Vangelo di Giovanni parte da questo ruolo. Giovanni va dentro la Santissima Trinità, prima e ampiamente prima che ogni cosa esistesse. In principio, enarche in greco, proprio nell'origine, all'origine di tutto era il Verbo, quindi colui che contempliamo incarnato era Dio da Dio, come diciamo nel credo, luce da luce, Dio vero da Dio vero, consostanziale al Padre, generato e a Lui uguale. Era in principio presso Dio, era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, tutto, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Guardiamoci intorno, dovunque ci guardiamo, anche qui dentro, tutto quello che noi vediamo, me, voi, i banchi, le pietre, il legno, qualunque cosa vedete, è una creatura di Dio che è stata fatta per mezzo di colui che ancora contempliamo, ha fatto uomo per la nostra salvezza. Chi era questo Dio? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Io sono la via, la verità e la vita. In lui era la vita nel senso forte e biblico, non è, come vedremo, la vita semplicemente biologica, certo anche nella vita biologica c'è un riflesso di Dio, ma la vita è la pienezza di vita, è la pienezza della felicità, della beatitudine, è quella pienezza che tutti quanti noi costantemente, lo sappiamo o non lo sappiamo, cerchiamo. E questa felicità, se c'è, Aristotele diceva tanti anni fa, 2500 anni fa, che su una cosa siamo tutti d'accordo, chi non è d'accordo alzi la mano. Qual è l'uomo che esiste sul pianeta Terra che non vorrebbe essere felice, cioè che desidera essere infelice? Alzi la mano. Questa vita, d'accordo, è questa ricerca che tutti noi abbiamo, nessuno escluso, di qualche cosa che ci appaghi chiaramente, che ci renda, diciamo, felici, realizzati, contenti. Dove sta questa? In lui, ci dice San Giovanni. E questa vita è al tempo stesso luce degli uomini, cioè colui nel quale comprendi, conosci e dai senso a tutte le cose che sono. Primo quadro. Che è successo? A un certo punto questa luce aveva deciso di rendersi visibile, ma prima ha mandato chi gli dicesse: attenzione figli miei, arriva la luce. Vi ricordate la chiesa in avvento, la domenica del Battista? Vi era un uomo mandato da Dio come testimone, che dice: attenzione, arriva la luce. La presenza di questa persona è importante, perché senza Giovanni Battista non è possibile credere. Venne come testimone perché tutti credessero, anche se lui non era la luce. Noi dobbiamo pensare, io li conosco molto bene, so dargli un nome, un cognome e dirgli grazie, ai Giovanni Battista che il Signore ci ha mandato nella nostra vita. Chi sono le persone a cui, certamente come causa seconda, perché grazie dobbiamo renderlo sempre soltanto a Dio, ma come strumenti possiamo dire grazie perché attraverso di te io sono entrato in contatto con Gesù. Ne conosciamo qualcuno? Se non ne conosciamo qualcuno, la prima cosa dobbiamo dire al Signore: mandaci Giovanni Battista, perché se non riavviene Giovanni Battista non c'entriamo in contatto con Gesù. Allora, ed ecco il Natale. Che è successo a Natale? Viene nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Attenzione, nella prima parte San Giovanni aveva detto che la luce splende e le tenebre non la possono vincere. Le tenebre non possono vincere la luce. Tutto quanto il male che noi vediamo non può mai in nessun modo oscurare la luce che Dio è e ha. Certo, le tenebre non possono oscurarla, ma possono respingere la luce. Allora, viene nel mondo la luce vera, che illumina ogni uomo. In quale mondo? In quel mondo che lui stesso ha fatto, tra i suoi. Che succede? Questo è il paradosso del Natale. Il mondo non lo ha riconosciuto, i suoi non lo hanno accolto. Quindi ci sono due problemi che possono succedere. Primo, non riconoscere in quel bambino la luce del mondo. Questo è un problema di fede. Voi sapete, perché questo l'ho accennato tante volte, come mai oggi le persone sono un pochino lontane dalla vita cristiana? Molte non si rendono assolutamente conto di quello che si perdono. E
io con la mia povera testimonianza di sacerdote servirebbe soltanto, e desidero con tutto il cuore, come dire, spronare le persone a dire: guarda, che se ti lasci sfuggire, Gesù, tu non ti rendi conto, ma ti perdi l'occasione delle occasioni, lo strike della vita. Molti non si rendono conto, gli passa davanti e non lo riconoscono. Altri invece, questo è peggio, non lo accolgono e dicono: io a te non ti voglio, non mi interessi, preferisco altro. Questo è più grave, questo qui. Perché un conto è non rendersi conto, un conto è rifiutare consapevolmente una grazia che ci viene data. Nell'uno o nell'altro caso che succede? Succede che il disegno d'amore immenso del Signore viene reso vano dalla umana volontà, dalla umana libertà. Dicevo in un'omelia precedente, attenzione che per noi cristiani il destino non esiste. Non c'è tutto quanto già scritto e noi siamo marionette e attori di un film già girato in cui lo vogliamo o non lo vogliamo, reciteremo la nostra parte, punto e basta. No. I disegni di Dio si compiono in concomitanza e in cooperazione con la nostra volontà libera. Se tu accogli Gesù, hai fatto strike. Se tu Gesù non lo accogli, hai fatto naufragio, hai fatto fallimento, la tua vita non sarà bella. Uno ci può credere, non ci può credere, ma purtroppo così è. Al positivo Giovanni cosa dice? A quanti lo hanno accolto, attenzione, ha dato potere di diventare figli di Dio. Attenzione, sono coloro che non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. Ora, tutti quanti noi sappiamo che abbiamo una generazione umana. Io ho un padre e una madre, non stanno più sulla terra, ma ce li ho avuti come tutti voi. Abbiamo una generazione visibilissima, siamo esseri umani. A fianco a questa, però, c'è una generazione divina. Da Dio sono stati generati. Io sono figlio di Mario Pompei e di Rossana Cicciarelli, secondo la carne e il sangue, ma io sono figlio di Dio perché sono battezzato. Capite? C'è questa doppia frequenza su cui viaggia la nostra vita, quella carnale, naturale, terrena, e quella soprannaturale. Quella soprannaturale, mentre quella carnale e terrena ce l'ho e basta, non si prova niente, uno se la ritrova e se la vive, come se la vive è un altro discorso, ma sicuramente c'è, quella soprannaturale vive tanto quanto tu, dilatando il cuore e aprendo il cuore, la fai vivere. Per questo è una cosa che va, oltre che riconosciuta, accolta, assecondata volontariamente. Cioè, ti rendi conto che tu sei stato chiamato nel battesimo ad essere figlio di Dio. Prima, nella messa precedente, commentavo la lettura di San Paolo. Sai che significa figlio, figlio di Dio? Significa che tu assomigli a Dio in maniera analoga come un figlio naturale assomiglia ai genitori. Tratti divini, modi di fare divini. Pensate se noi fossimo capaci in ogni circostanza, no? Di chiederci: ma quello che sto facendo è una cosa divina? Faccio un po' di esempi così. Per esempio, dire una parolaccia volgare, secondo me, è una cosa divina? Sì o no? Non mi pare. D'accordo? Questo è un esempio sciocco, ma pensiamo se, anche come trattiamo le persone, il prossimo, come ci relazioniamo, no? Noi dovremmo avere uno stile divino, cioè trattare le persone così come Dio tratta noi. Dio non ci tratta benissimo, eh? Dio non manca di rispetto a nessuno, Dio non manca di carità a nessuno, Dio non manca di considerazione. Noi siamo talmente tanto importanti per Dio che si è fatto uomo per noi, per dirci quanto siamo importanti. Se viviamo il nostro battesimo, noi inevitabilmente assumiamo i tratti di Gesù, diventiamo divini, assomigliamo a Lui. Se non siamo tanto somiglianti con Lui, non facciamoci una, capito? Non è un problema questo morale. Si mette a confessare per portare male le persone, si batte a confessare, per carità, va bene. Ma se questo ancora in te non c'è, devi andare alla radice, non c'è, perché quello che tu hai ricevuto in dono ancora non lo hai coscientizzato, non lo vivi bene. Non lo hai ancora pienamente accolto, perché se questo lo accogli sicuramente diventerai così. Ecco, e qui poi arriva il vertice del Vangelo. Il
Verbo si fece carne, abitò in mezzo a noi, abbiamo visto la sua gloria, il Figlio del Padre pieno di grazia e di verità, Giovanni che può dire finalmente, ecco, qui ci introduce già a domenica prossima, quando vedremo il battesimo del Signore, il momento in cui San Giovanni finalmente ha potuto dire, ecco quello che aveva annunciato, ecco quello che aveva detto, viene dopo di me uno più grande di me, andate da lui. Ultima considerazione, finale del Vangelo, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Oggi io mi sento un graziato, posso e mi sento nel cuore di dire tantissime grazie al Signore, vedete, grazie e grazie sono parole simili, no? Grazie derivano dal fatto che tu hai fatto tante grazie, le so riconoscere, sappiamo riconoscere quante cose belle il Signore ci ha donato, abbiamo sperimentato che sì, esiste una legge, no? Noi cristiani la viviamo la legge, ma la legge nuda è una cosa un po' pesante, a volte anche un po' difficile, ma con Gesù non c'è soltanto la legge, c'è anche la grazia e c'è anche la verità, cioè noi osserviamo la legge non come esecutori ciechi di comandamenti, che vabbè, bisogna osservarli per forza, no, ma perché noi comprendiamo tutta quanta la bellezza, la santità, la verità della legge di Dio, che se Dio dice non fare una cosa, non te la dice per limitarti, ma te lo dice per aiutarti, te la dice per liberarti, te lo dice per darti una dritta, per non andare a metterti nei guai. Solo per questo Dio ci dà delle leggi. Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che si è fatto uomo ce lo ha rivelato. San Giovanni della Croce diceva, in Cristo, Verbo incarnato, il Padre ci ha detto e ci ha dato tutto. Chi vuole conoscerlo, a Lui deve volgersi. Questo è il mistero che la Chiesa annuncia nel Natale. Questo è un piccolo assunto di questo bellissimo viaggio che San Giovanni ci ha condotto a fare e che racchiude il cuore del Natale. Possa essere il 2021 appena cominciato un anno in cui, come siamo stati esortati, prendiamo maggiormente coscienza della grandezza dei doni che già sono pronti a nostra disposizione, abbiamo fatto carne e dilatiamo l'ambito del nostro cuore per accoglierli sempre più e sempre meglio. Siamo lodati Gesù e Maria.